Ciao ragazzi, allora ho rubato la telecamera per l'ennesima volta alla Valentina perché ho deciso di fargli uno scherzo, visto che ultimamente le si sta divertendo, ho detto perché non controbattere. È un po' che gli continuo a dire che sta arrivando un suo regalo, che sto aspettando che me lo portino e tutto quanto, quindi lei sta fremendo, diciamo. E oggi ho pensato di prendere una scatola, guardate, una scatola. Metterci dentro un mio attrezzo da lavoro, infatti sono qui in magazzino da me, e impacchettarglielo e portarglielo dicendogli: amore, guarda, finalmente è arrivato il tuo regalo che aspettavi da tanto, aprilo. E voglio vedere la faccia che farà quando magari pensa che all'interno ci siano un paio di stivali, un po' di trucco, qualcosa, e invece in realtà gli andrò a mettere un attrezzo, un qualcosa del lavoro mio. Ci vediamo più tardi, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Allora, gli metterò dentro un set di punte, queste sono delle punte per l'avvitatore. Gli metterò dentro queste qui, tanto pesano, mi sembra che ci sia qualcosa. Allora, vediamo un po'. Facciamo così, mettiamo questo dentro. Però adesso devo metterci un po' di carta, così il nostro regalo per la Vale non si muove. Questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo qua, prendiamo l'ultimo pezzo. Ok, il pacco è pronto. Adesso andiamo a portarglielo alla Vale, vediamo un attimino cosa dirà. Ok ragazzi, la Vale è arrivata, guardate. Ciao! Ciao Chloe! Aia! Cosa fai con questa telecamera Amore, finalmente è arrivato il fatidico regalo che ti dicevo. regalo? Era questo? Sì. Non ci Beh, credo. però aspetta, subito. Vai su che lo devi aprire su. Sei tocchio tu, non riesco a parlare. Che però tira. Cosa che c'è là dentro? Sei Qualcosa lì curiosa, eh? che mi dicevi dal mio compleanno? Finalmente ce l'ha fatta ad arrivare. Io lo apro subito, posso aprirlo subito ora, tipo. No, no, appena Devo saliamo. salire? Eh sì, eh. Queste sono le tue chiavi, continuo a sbagliare, mi devo soffiare il Andiamo, Mi viene da andiamo. ridere. Dai, amore, ma sono vestita male, Dai, dai, sali, scusa. sali, sali. Dai, sono vestita male, amore. Dai, prendiamo. Chloe, vai, vai, no, questo non è per te, è per la mamma. È lui, il fatidico pacco regalo. Eh? Quando è che hai preso la telecamera? Stamattina. E se le batterie non scarichi? Infatti ho sperato che fossero cariche. Ti è andata bene. Ho imparato a mettere Chloe! le batterie in carica. Ok. Allora, dai, amore, ma posso mettere il maglioncino bello? No. Dai, un secondo! Allora, lasciamo qua il regalo. Chloe, no, lascia stare tu, Chloe. Via di là, no. Ah, adesso hai capito? Gli fa il regalo. Adesso devi cambiare il maglioncino per fare. Che ti riprendessi, dici? Chloe, la mamma non ti ha tolto niente. Wow, ma che bello questo Sì, me l'ha maglioncino! regalato i miei genitori. Aspetta che devo questa Chloe intanto, poverina la mia bimba. Dai, cosa mi hai preso? Adesso lo Me l'hai apri e. sciolti? Ormai mi hanno vista tutti. Però devi aprirla ad occhi chiusi. Eh Indovinare magari. sì, eh. Allora, vai, chiudi gli occhi. Aspetta. Cacchio mi hai messo dentro? Ok. Chiudi gli occhi. Aprilo. Ok, adesso prova a indovinare che cosa c'è all'interno. Ma toccando? Chloe! Toccando? Sì, Carta. toccando. Carta. Carta.
scatola. Cosa l'hai preso, amore? È più curiosa Chloe di te. Vieni, Chloe, vieni. Ok. Un profumo. No. Posso aprire? No, indovina, tiralo fuori intanto. Fallo vedere alla telecamera senza guardare. Profumo. No. La Polaroid. Ci sei andata vicino. No, vabbè. Però io ho già Instax che mi hanno regalato le mie amiche. Che cos'è? Hard disk. No. Make up, trucchi. Brava. Vero? No. Un microfono, qua c'è tipo... Ci sei andata vicina, dai. Vero, apri. Ora apri gli occhi. Che stronzo. Cos'è che è arrivato? Sono le punte degli alberi dell'albero di Natale. Dai, mo, che cazzo è sta roba? Sono le punte dell'abitatore, amore. Tu hai detto che mi volevi dare una mano al lavoro. Sono pure cambiata di vestiti. Non è che dentro c'è il regalo vero. Prova ad aprirlo. Sai che è tutta una sorpresa, no? Senti. C'è! Olè! Dai, amo! Dai, veramente! Olè! Le punte nuove per la Vale! Dai, dai, così mi viene a dare una mano la prossima volta. Ma tu sei serio? Oh! Sono pur dovuto andare in magazzino a prenderlo. È da stamattina che mi dici che è arrivato un pensierino per... C'era... Vabbè, sono tre pensierini, hai visto? Non uno. Sono tre. Solo perché YouTube poi mi banna se dico parolacce. Allora, amore, che ne pensi di questo stupendo regalo che ti ho fatto? Che fosse il regalo del mio compleanno. È il regalo del tuo compleanno. Dai, senti, vai col paese. Chloe, dì qualcosa a tuo padre. Chloe, ce l'abbiamo fatta. Ma com'è che dici? Vabbè, recupero, le faccio la motore. Secondo me c'è un regalo vero. No. Anzi, il regalo sai qual era? Che ti ho registrato pure, quindi ti ho regalato un video, doppio regalo. Ma potevi avvisarmi che ero tutta messa male? Adesso vedi, sono meglio. No. Sono meglio perché c'ha maglioncino il maglioncino bello. Azzurro. Vabbè, ciao. Va bene, ragazzi. Ma cosa? No, non va bene. Il video è uscito, la Vale è molto contenta di questo regalo che ha ricevuto. E la prossima volta, se vuoi, ti regalo gli inserti, non solo le punte. Vabbè, quanto vengono a costare queste cose, giusto per capire? Boh, non lo so. Tipo? È inutile che mi fai questa domanda per provare a venderle. Non puoi andare a comprarti quello che vuoi, i regali non si vendono. Te lo spacco. No, aspetta, questo mi serve per lavorare, lascia stare. Sono veramente senza parole. Ah, vabbè, dai, facciamo così. Queste me le autoregalo. Grazie, Vale. Ma cosa? Questa, guardate la contentezza della Vale. Cosa devo fare con lui? Cioè, ma non è che dici, va bene, mentre comunque le faccio uno scherzo e poi le do il regalo vero effettivo. Ragazzi. Cosa ridi? Ce l'abbiamo fatta. Io e Francigio ci lasciamo. Saluti i tuoi amici. Ciao raga, prossima volta la telecamera la nascondo. Mi hai preso la sprovvista. Ci vedremo alla prossima puntata di Scherzi contro la Vale. No, sono arrabbiatissima. Che bella raga. Faccina. Ciao. Vabbè, ciao, saluti. Raga. Ciao Chloe.